Attenzione, è ora possibile inviare le richieste per metterti in coda per il fine settimana festivo. Messaggio per tutti i colleghi. Vi prego di ascoltare questo cirper e lasciarlo dov'è. Serve a ricordare a tutti di non portare via alcun campione delle piante per nessuna ragione, nemmeno la più innocua. I fiori nei laboratori potrebbero avere dei tratti genetici incorporati che avrebbero effetti negativi sulla vostra qualità di vita. Quello che cresce in laboratorio deve rimanere in laboratorio, punto. Charles, sono al laboratorio del caldo. Diventerò un cazzo di crostino se rimango qui troppo tempo. No, nel laboratorio del caldo o termarium solo i tavoli richiedono temperature elevate, mentre la temperatura del laboratorio in sé è abbastanza piacevole. Cosa ne pensi della nostra betulla tesoro? L'albero in quella cosa di vetro gigantesca? Cosa devo pensare? Sta aspettando un eroe, proprio come me, in attesa di qualcuno che la salvi dal freddo pungente. Adesso basta! Una lattina impazzita è più che abbastanza per me. Sapevo che saresti rimasto fedele a me, tesoro. Togliti il guanto e staremo insieme per sempre. Non sperarci. Stanno per esplodere. Che cazzo facciamo adesso? Non ho informazioni, non sono mai stato qui prima d'ora. Ok, ci penso io. Devo trovare un modo per raffreddarla dall'interno. Attenzione. Non si è il programma di
già visto della roba simile. È criogenica, vero? Proprio così. Questa è una candela Fahrenheit, piena di criopolimeri. È progettata per abbassare le temperature e stabilizzare la pressione in fornace ad alta temperatura. Prova a metterne qualcuna nelle caldaie. Come entro nella tubatura? Ok, ho trovato l'apertura. Lascio questa roba nella caldaia da solo. Responsabilità. Così che fossero tutti uguali. Ora devo solo capire come mettermi questa tua dannata cosa. Sei sicuro? L'apertura della tubatura è nella stanza accanto e non vicino alla vetulla. Ok, anche la seconda è pronta. Venuta in mente un'idea del genere. Sono stufo di spingere palle nei tubi. Lo stiamo facendo per andarcene dal complesso Vavilov. Ma perché non posso, non so, uscire da una porta normale? Temo che sia disponibile solo una porta anormale. Sollievo. Siete pregati di contattare
compagno maggiore. Sì? Hai qualcosa di costruttivo da dire? Ho fatto qualcosa di sbagliato per meritare questo trattamento. Scusami, tu non c'entri. Ce l'ho con me stesso. Perché? Non è colpa tua se Petrov è morto. È stato ucciso dalla sua stessa arma. Un robot ostile. Non ha importanza. Dovevo catturarlo vivo e ho fallito. E non è tutto. Se ce l'ha, ha salvato una vita. È come un padre per me. Quanto mi ricordo. E io l'ho deluso. Quanto ricordi effettivamente della tua vita, compagno maggiore? 2 anni, forse poco di più. Non ricordo molto prima dell'incidente, ma come ho detto, lui è come un padre per me. Se c'è qualcosa di cui sono sicuro è proprio questo. Chiaro. Ma è illogico rimproverarsi per qualcosa di cui non si ha colpa. E chi se ne frega della logica? Il dottor Sechenov contava su di me e io l'ho deluso. Lui è deluso. E io mi sento una merda. Se è questo che ti preoccupa, non ci pensare. Non c'è nulla di anomalo in questa situazione. In che senso? Non è ovvio? Il compagno Sechenov è sempre deluso da tutti. È impossibile accontentarlo. Il suo perfezionismo è patologico. E chi lo sa? Non c'è persona nella sua vita che l'abbia mai soddisfatto. Cosa? Qual è l'utilità del laboratorio del caldo? Ci si producono polimeri resistenti al calore, ma la maggior parte della ricerca è dedicata alla coltivazione di flora resistente al calore. Sì! Qui i polimeri sono arricchiti con oli essenziali di Cactaceae cereus. Un cactus. I polimeri rendono possibile coltivare gruppi di piante che si adattano ad alte temperature. Rendono il deserto più verde o qualcosa di simile? Qualcosa del genere. Hanno intenzione di terraformare Marte. Si riempiono automaticamente una volta normalizzata la temperatura. Qui tutto sembra tagliato e secco. Meglio tornare indietro prima che succeda qualcosa di assurdo. Compagno maggiore, hai trovato la dottoressa Filatova? Colei che ha contribuito al massacro iniziato da Petrov? No. È ancora a piede libero. Vorrei fosse chiaro che la dottoressa Filatova deve rimanere illesa. Se la sua incolumità sarà a rischio, dovrai proteggerla. Cosa? Proteggere la stronza che è il motivo per cui sono nella merda fino al collo? Ma che cazzo dici? Il traditore Petrov ha usato la dottoressa Filatova a sua insaputa. Lei era totalmente ignara delle sue vere intenzioni e della cattiveria di quel maniaco omicida. Decideranno il suo destino in tribunale. Non se lo merita. E invece è il minimo. La dottoressa Filatova è una rinomata chirurga neurale. Il dottor Sechenov le ha affidato una ricerca al Collectif per trovare una connessione tra umani e robot. Non deve esserle torto un capello. Sono stato chiaro, compagno maggiore? Lo terrò a mente. Thank you.
Merda. Da dove arrivano tutti questi mostri? È solo un'ipotesi, ma sospetto che si tratti di cadaveri di soldati infestati dai genitori. Un'ipotesi? Mi prendi per il cuore? È solo la mia impressione. Non è mai successo niente di simile prima d'ora. Non è possibile. Qualcosa deve essere andato storto dopo che Petrov ha causato quel malfunzionamento. Cazzo di crostini. Questo posto è sempre più un disastro. Cazzo, quanti siete? Che hanno coltivato al reparto germinazione. Ho sentito che una roba a metà tra la Venere a chiappamosche e una gigantesca pianta bicicuta, perché? E chi lo sa, c'è stato un piccolo incidente genetico e ora è più un animale carnivoro che una pianta. Sono perfino portati un'intera tanica di PA400 per quella cosa. Avrebbero dovuto stroncarla sul nascere. Quelli laggiù finiranno per mettersi nei guai, di sicuro. Non succederà nulla se continuano a sfruttarla. Thank you.
merda, figli di puttana! Che arrivi un dottore, ok? Quale dottore? L'intera struttura è andata in malora e chissà quando arriverà la squadra di soccorso. Ma il dolore è insopportabile e non potrei più camminare. Costituiscono un crimine contro il partito comunista. Cosa ti fa credere che tutto qui sia andato in malora? Se fosse accaduto solo a Babinov, gli altri complessi avrebbero mandato qualcuno. Sta succedendo ovunque, non è evidente. Forse c'è un modo per sollevare questo affare. Dammi un attimo, ok? Eravamo i tre. Abbiamo provato a sollevarlo senza successo. Un robot ci sarebbe riuscito, ma non è il caso di chiedere. Giusto. Proverò a farmi venire qualche idea. Sbrigati. Fa davvero male. Ci ha perso la testa! Fanculo tutto! Di solito questo è un innocuo robot geodetico da geodetico. Innocuo un paio di palle! Che altri trucchetti avrà in serbo? Non saprei, non ho accesso ai dati di questo modello. Vorrei tanto non avesse accesso a noi! Non potrei essere più d'accordo, compagno maggiore. Forza, troviamo quel barattolo. Almeno non dobbiamo trovare l'entrata di questo laboratorio. Possiamo entrare dalla finestra. Possa essere il barattolo. Un dispositivo che dispensa polimeri luminescenti si trova su una di queste piattaforme. Troviamolo. Qualcun altro qui prima di me. Certo! Vedi quel cadavere? È il tecnico Alexei. Abbiamo chiacchierato a lungo da quando siamo stati uccisi. Purtroppo le sue luci si sono spente circa 20 minuti fa. Ha detto qualcosa prima di andarsene, ma erano solo parole senza senso. Cosa intendi con spente? Non saprei. È scomparso, per così dire. Credo che tutte quelle vaccinazioni siano responsabili della loquacità dei cadaveri. Attività cerebrale residua o qualcosa del genere. Di cos'altro potrebbe trattarsi? C'è stato qualcun altro qui. Guardati intorno. Vittime a bizzeffe. Non tutte erano in vena di parlare, ma... Prendi Ivan, per esempio.
era un assistente docente. Ha parlato per giorni senza interruzione. Oppure il compagno Ulumbekov si è sentito stamattina. Peccato, era giovane. Ora sono tutti spenti, ma io resisto ancora. Non ti chiedi perché? Oh, certo, ma è affascinante. Se ne uscirai vivo, dovrai raccontarlo a tutti, d'accordo? Almeno la scienza ricaverà qualcosa di utile da questo massacro. Ah, sì, qualsiasi cosa per la scienza, non è vero? Non qualsiasi cosa. Ti stai insinuando che mi sto facendo trasportare. Ah, se ne hai l'occasione. Ok, addio. Questi barattoli sono usati come erogatori di polimeri, compagno maggiore. Uno potrebbe essere utile. Sì, per quello ne ho preso uno. Sembrava estremamente specifico. Qualcosa riguardo alle spore dei funghi nel reparto di germinazione. Ci hanno mandato un altro robot fuori uso. L'abbiamo aperto e dentro è pieno di funghi. È completamente pieno di micelio. Barattolo individuato. Sintetizzo polimeri luminescenti. Il barattolo sarà pieno tra 35 giorni. 35? Ottimo! Tornerò più tardi. Il processo di sintesi può essere accelerato. È un'ottima notizia. Come? Gli enormi mescolatori che arricchiscono i polimeri con batteri anaerobici operano a una velocità preimposta. Quindi se la velocità viene aumentata, anche il processo sarà più veloce. Dov'è il pannello di controllo? Non esiste. In circostanze normali la velocità del processo non varia. Ma una carica di scossa potrebbe apportare voltaggio aggiuntivo ai motori elettrici. Ora dobbiamo solo trovare quei motori. Sapevi che qua c'era una funicolare? Immaginavo che ci fosse un modo per controllare l'attrezzatura che pende da soffitto. Dobbiamo fare attenzione. È una lunga discesa, potrei farmi male. Male? Che ottimismo. È la mia routine. Ha funzionato. Guarda come si illumina. È proprio bello. Nota che la tua manutenzione fuori programma ha avviato l'algoritmo di riparazione.
sonda funicolare inutile non va più veloce. Nessuno aveva previsto questo. Particolare corso degli eventi. Era una domanda retorica, Chuck. Velocizzare l'ultimo motore. Almeno non devo preoccuparmi per le munizioni. Da lontano per domani. Thank you.
sussultato! Cosa sappiamo della fidanzata di Petrov, Charles? Ti riferisci alla dottoressa Filatova? È quello che ho detto. Beh? Hai perso la lingua, la conosci? La dottoressa Larissa Filatova, MD, ha lavorato per molti anni con il dottor Sechenov. Le ha affidato alcuni dei progetti più importanti del Collective 2.0. E per una buona ragione. Sostituendo il defunto Kariton Zakharov. Chi è Zakharov? Un professore di medicina. Stimato neurochirurgo, ora puoi prendere il barattolo. Barattolo di numeri luminescenti collegati. L'albero sta brillando. È bellissimo. La fase della generazione energetica preliminare è cominciata. A tutto il personale del centro di distribuzione, l'ala est del complesso è ora accessibile. Peccato che sia finita così. Nessuno pensava che qualcosa del genere potesse succedere. Parlavano sempre di raggiungere le stelle, del brillante futuro che ci attendeva. Ora posso solo starmene qui a pensare. Quanto tempo fa hanno attaccato i robot? Sinceramente, non ho avuto una buona cognizione del tempo. Ma deve esserne passato un po', almeno qualche giorno. E come mai sei qui nel corridoio? Sono stato la prima vittima. È stato il tecnico del laboratorio 42. Stavo andando a prendere un caffè. Mi ha afferrato il collo e l'ha spezzato. Proprio qui. Puoi raccontarmi qualcosa? Come è iniziato tutto questo? È stato rapido, inaspettato e piuttosto cruento. Sei fortunato, sai? Ora qui c'è solo una manciata di robot. Il primo giorno questo posto ne brulicava. In ogni corridoio c'era qualcuno che gridava, moriva, o entrambe le cose. E dove sono andati i robot? Come faccio a saperlo? Saranno sparsi per la struttura. Suppongo abbiano attraversato quelle gallerie. Alcuni sono stati fermati o distrutti, ma immagino che gli altri ti stiano aspettando.
Sembra che tu riesca a mantenere la calma in tutto questo. Perché non dovrei? Ho gridato abbastanza quando è successo il finimondo. Ho perso la testa, imprecato. Ho visto persone terrorizzate e morenti. La cosa buffa è che a spaventarle di più non erano i robot che le massacravano. E sì, il mio cadavere parlante. Perché, secondo te? Perché è spaventoso parlare a un cazzo di cadavere. Ah, intendi perché parlo? Non saprei. Non sono nemmeno sicuro di esserne contento. Ma non importa. Devo scappare. D'accordo, ci si vede. Deve essere tutto un malinteso. Se ce lo fa, avrebbe dovuto prevederlo. Accesso consentito. Maggiore, armi o abilità? Accesso consentito. Autorizzazione in corso.
Cos'è questa merda? Quello è un germoglio. Che cos'è un germoglio? Inizialmente i germogli erano stati progettati come mangime altamente performante per il bestiame. Ma questo germoglio ha qualcosa che non va. Un pollo assassino. Questa mi mancava. Non è consigliabile attirare la loro attenzione. Troppo tardi. Squadra di soccorso, finalmente. Non puoi aiutarmi, ma ci sono ancora dei tipi qui. E un po' me la siete presa con comodo, eh? No, non sono la squadra di soccorso, sono... sono più un'avanguardia. Accidenti a me. È passato un sacco di tempo, ma ancora non ci sono allarmi né eserciti in soccorso. Hai visto l'inizio di tutto? Puoi parlarmene? Non voglio... Ma posso, sicuramente. Le macchine non attaccarono subito. Prima si sparpagliarono per la struttura in modo da attaccare tutte insieme. Ebbi il sospetto che qualcosa non andava nel momento in cui i robot tecnici di laboratorio entrarono tutti nei nostri uffici e si misero alle spalle delle persone. La maggior parte dei miei colleghi morì sulla propria postazione di lavoro. Quello che mi fece più paura non erano le uccisioni, ma il modo in cui camminavano lentamente verso gli umani. Come nelle lezioni di ginnastica, dove ti dicono di formare le coppie. Da quanto non sei più in vita? Non ricordo, ma rimasi in vita più a lungo degli altri. Le macchine non riuscivano ad arrivare dove ero io, dato che non c'era alcun modo per entrare. Sentì degli spari e poi dei tubi cominciarono a spuntare dappertutto. La maggior parte delle persone morì nella prima manciata di secondi, molto rapidamente. I robot gli schiacciarono la testa o gli torsero il collo, come aprire delle bottiglie di bibite gassate. Scappammo, ma poi un tecnico di laboratorio prese il compagno a Afanasiev. C'era un soldato che tentò di fermarli, ma ebbe solamente il tempo di dire «Oh!». È in quel momento che smisi di avere paura e mi fiondai sul robot. L'unica cosa che ricordo è di non essere più in vita. Mi dispiace. Abbatteremo quei figli di puttana. Non puoi dare la colpa alle macchine. È stata opera degli umani. A me non sembra un incidente. Ci vorrebbero mesi per pianificare una cosa del genere. Ok. Manderanno qualcuno per te quando tutto questo sarà finito. Francamente per me non farà molta differenza. È meglio assicurarsi che questo contagio o qualsiasi problema abbiano i robot non si sparga anche agli altri complessi. Cos'è questa ghiacciaia? È il luogo dove si studia un modo per permettere agli esseri viventi di sopravvivere sotto vuoto. Per poi coltivare sulla Luna, tipo? Esatto, fra le altre cose. Le ricerche condotte qui si applicano a un'ampia gamma di soggetti, dalla vita vegetale unicellulare, al bestiame e ad altri animali. Thank you.
Ma che bei pesciolini in quest'acquario. Cazzo di casino. Per il capo del laboratorio. Spero di non aver fatto danni. Dopotutto, nascono sempre nuovi maiali, mentre altri muoiono. Non deve andare così.
ho appena uccisi tutti! È una procedura standard nell'iter di produzione. È da qui che provengono i componenti organici dei polimeri. Quindi dove sono finiti? Al laboratorio delle alghe, per sottoporsi alla sintesi polimerica. Non voglio sapere altro. Non ho mai visto così tanti vasi in un posto solo prima d'ora. Qui si coltivano le piante che poi verranno trapiantate sulla Luna, su Marte e su Venere. Ma per adesso mi sembra che non funzioni un cazzo. Troviamo il pannello di controllo. Suggerisce il nome. Il laboratorio di germinazione si occupa della crescita, del Vavilov, gli studenti si sono inventati un nuovo passatempo. Stanno giocando a trivia nei terreni del bosco. Uno pianta il Gran Turco e l'altro i pomodori. E poi vanno avanti così. Stavo per dargli una bella strigliata, ma poi ho capito che questo gioco non è poi così male. È proprio un tipo di scacchi mai visto prima. Che ne diresti di aprire un circolo di giochi animali? Thank you.
Cazzo. Qui ci sono solo cadaveri. Sul muro c'è un relè laser per fare tornare la corrente. Ok, mi metto all'opera. Ma non ci farò mai l'abitudine. Quindi, maggiore, armi o abilità? Ecco fatto. Come riempio il barattolo adesso? Si riempirà automaticamente i polimeri. Dobbiamo solo aspettare. Sembra troppo facile. A quanto pare abbiamo compagnia. Figurati se potevamo starcene qui ad aspettare in pace. Questi tuoi barattoli, non vi stancate mai di infilarli dentro a qualcosa? Beh, è una tradizione. Sì, beh, forse dovreste pensare a rivalutare le vostre tradizioni. Se vedo anche solo un altro barattolo.
Ti piace questo posto, tesoro? Trovo questa struttura così deprimente. Lo è. Perché c'è un posto più allegro da qualche parte? Certo che c'è, bellezza. Qualsiasi luogo dove io possa legare qualche maniaco arrapato e disgustoso va bene per me. Sei proprio fottuta nella testa, signorina. Tesoro, sono quelli con tentacoli che gli spuntano dalla testa a essere davvero fottuti, non io. Quindi non ti piace questo posto perché non c'è abbastanza gente? Non ce n'è mai abbastanza. Mi annoio così tanto. Sei una boccata d'aria fresca, bomba sexy. Entrami dentro forte e spesso. Ah, cazzo. Sentito anche tu? Sento tutto quello che senti tu, maggiore. E che ne pensi? Cazzo di crostini. Silenzio, maledizione! C'è qualcosa di pericoloso laggiù. E quella è la mia battuta. Senza dubbio. Ma ci serve quel barattolo di polimeri antiparassitari. Polimeri PA400. Facciamo saltare in aria la stronza e poi ti prendi quello che vuoi, ok? Ok, ma il barattolo non finirà per distruggersi. Merda! La pompa! La cicuta va spruzzata costantemente. Resta poco PA400. Trova quel contenitore di polimeri e fallo subito!
Sì, ok, un contenitore. Potresti almeno dirmi come fa? È una specie... è come un... cilindro giallo? Trova il cilindro giallo o siamo fottuti! Dove si trova quel cilindro giallo? I contenitori di polimeri sono sempre gialli, maggiore. Non dovrebbe essere difficile trovarlo. Salvataggio dei dati. Accesso consentito. È stato un imprevisto, il risultato di un esperimento scientifico azzardato. Voi cervelloni e i vostri esperimenti del cazzo. Ti prego, aiutami. Devi piantare dei semi dentro di me. Scusa, come? So di non essere più in vita. Non voglio essere un cadavere inutile. Il mio corpo potrebbe diventare terreno per le piante. Io e i miei colleghi lasceremo una traccia. Lavoravamo per il bene dell'Unione Sovietica. È assurdo. Ci siamo impegnati molto per queste nuove specie di piante. Sarà il mio modo di dirgli addio. Non te ne farò una colpa se ti rifiuti, ma... probabilmente ti cremeranno. Ci sono davvero troppi cadaveri nei dintorni. Cremarmi? Non ci avevo mai pensato. Che spreco! Avrei potuto dare luce a nuova vita. Mi dispiace. Non ti posso aiutare. Ok. Cerca di rimanere in vita. Non è possibile. È come se avessi delle brutte allucinazioni. Il contenitore che stavamo cercando.
Mi stai prendendo per il culo? Dovrebbe essercene un altro più piccolo da qualche parte. Lo spero, cazzo! Io non vedo nient'altro! Culo per gli amici. Sicuramente basterà per mettere su un bello spettacolo. Senz'altro. Charles, bella merda, vero? Appena la cicuta smetterà di essere spruzzata di fertilizzante, si sveglierà. E distruggerà tutto ciò che incontrerà, inclusi noi. Altro povero bastardo che ha scelto il nascondiglio sbagliato. Silenzio! C'è un mutante a piede libero. Qui dovremmo essere al sicuro, non dovrebbe trovarci. Ah, le luci si sono spente. L'unica luce che si è spenta qui è la tua, amico. Per sempre. Ah, sono morto. Devo ammettere che ne avevo il sospetto. E avevi ragione. Addio. Ehi, Charles, se muoio, diventerò anch'io così. Me ne starò in un angolo a sparare stronzate senza senso. Difficile saperlo.
Da un lato non hai una memoria polimero neurale, ma dall'altro il tuo fisico è stato sottoposto a un alto grado di polimerizzazione. Quindi... sì o no? Non abbiamo dati sufficienti per saperlo con certezza. C'è solo un modo per scoprirlo. Per questa volta passo. Grazie. Dobbiamo sbrigarci. Cazzo di crostini, ci sto provando! Male. Dov'è il tizio della pompa? Ci ha mollato qui? Mettendo così tanto, strozzati con i tuoi pesticidi, strozza. Ecco fatto. Pausa sigaretta. Ah, il contenitore! Il PA-400 è finito! Se non ci inventiamo qualcosa, siamo fregati! Tranquillo, l'ho trovato. Guarda, eccolo là. Hai idea della fatica che ho fatto a portarmelo dietro? Merda! Non così, non la ucciderà! Dovevi farlo esplodere! Cazzo! E adesso, è sveglia! Dobbiamo dare fuoco ai polimeri! La sigaretta! Scende i polimeri con le sigarette! Ecco! Sì! Muori, bastarda! Porca troia, sta impazzendo! È infuriata! Scappiamo prima! Aspetta! Tutto bene? Sì! È fatta! Merda!
dai germogli, alzati presto! La mia gamba è bloccata, sparagli forza! Ce ne sono troppi, sbrigati! Ci provo! Se arrivano qui, siamo morti! Ma devi impegnarti di più! Sono quasi qui, alzati, alzati! Ci sto provando! Merda! No, no, aiuto! Levamelo! Resisti! Cazzo di barattolo! Beh, è già qualcosa! È mutato! Ma non mi dire, Sherlock! Cazzo di grosso! Lasciami, cazzo! Merda, è stato assurdo! In questi laboratori che creare dei cespugli assassini giganti. Non si può ottenere una buona conquista scientifica senza qualche problema. Solo che fa sbaglia. Proprio come me, Petrov. Accesso consentito.
piace il nostro cespuglio, tesoro. È così adorabile. Cosa stai blaterando? Quale cespuglio? Quello da cui hai preso quel barattolo di polimeri, tesoro. Intendi quella pianta di cicuta incolta? Che cos'ha di carino? Mi piace il modo in cui strangola le persone con i suoi tentacoli. Scoppiano come la plastica con le bolle. Che carini! Di ancora qualche cazzata sulle persone che muoiono e giuro che... No, che non lo farai, ragazzone. Che ti darà piacere se lo farai. Allora ti strapperò il modulo vocale e ti farò stare zitta. Le pcela lo ripareranno. Ma adoro quando mi parli così. Sgridami. Dammi una strigliata. Taci! Stavano a perdere così tanto tempo con la betulla, vero? Esatto. La betulla è, prima di tutto, un simbolo. Anche se richiede una certa quantità di cuore. Quindi ogni due giorni bisogna correre avanti e indietro per trovare quattro barattoli diversi. Che... Ottimo. La betulla si sta scongelando. È stata ripristinata la temperatura ottimale. Barattolo del polimeri pesticidi collegato. Odio tutti i parassiti, umani e non. Almeno ora l'albero può respirare tranquillamente. I parassiti sono stati eliminati e la betulla è tornata normale. È ora funzionante. Fonte di energia ripristinata. Fatto. La porta è aperta. Ora possiamo lasciare il complesso Babylon. Finalmente, cazzo! Non voglio più vedere barattoli per un bel po'. Ce l'abbiamo fatta, compagno maggiore. Frena quanto io ce l'ho fatta. Ho fornito supporto morale. Sì, vabbè. Suppongo che sia stato d'aiuto. Come ti senti? Questa domanda non mi si addice, ma grazie della preoccupazione. Sto bene. Siamo pronti per andare? Sì, non sono entusiasta di rimanere. Charles, com'è morto Kariton Zakharov? In circostanze misteriose. Il dottor Sechenov è l'unico che conosce i dettagli della sua dipartita. Circostanze misteriose, eh? Il dottor Sechenov non ha davvero detto a nessuno cosa è successo? Sì. La storia è che il professor Zakharov è inciampato e caduto in un laboratorio zeppo di pericolosi polimeri neurali sperimentali. Ah, merda, povero bastardo. Cosa c'è di tanto misterioso in questo? Alcune persone sono un po' scettiche riguardo a certi aspetti della storia. Per esempio? Per via di una bizzarra concatenazione di eventi, non esiste alcun filmato del momento fatidico, nonostante i laboratori siano costantemente monitorati. Beh, cose che capitano, no? A volte le videocamere si rompono, i dati non vengono registrati. È del tutto possibile. Un'altra stranezza è che i polimeri in questione non sono affatto pericolosi. È impossibile che uccidano qualcuno. Anche tu ami nuotarci dentro. Ah, ok, ma forse quei polimeri erano un campione unico sperimentale o qualcosa del genere. Tipo una varietà pericolosa. Anche questo è del tutto possibile. Ma il professor Zakharov non avrebbe forse saputo che il campione sperimentale con cui lavorava era pericoloso? L'ha creato lui stesso, insieme al dottor Sechenov. È un bel casino.
Dobbiamo andare alla stazione Lesnaya e prendere il treno per Solmechnaya. Da lì proseguiremo a piedi. E dove si trova questa stazione? Dall'altra parte del villaggio in cui ci troviamo adesso. Andiamo. Quindi, maggiore, armi o abilità?